Permettetemi di chiamare sul palco delle pedine fondamentali di questa seconda stagione Giovanni Buselli, Denise Capezzo, Fabio De Paolo, Danilo Di Benito, Antonio Corrieto, Gianfranco Gallo, Luca Valeroni, Giovanni Buselli, Carlo Monaco, Lino Buselli, Buselli, Vincenzo Pirozzi, Vincenzo Pirozzi, Pedro Concestia. Sono tra quei pochi privilegiati che ho avuto la fortuna di vedere qualche episodio in più di quello che è stato fatto vedere oggi e insomma la vostra presenza qua è secondo me fondamentale, siete veramente completato un cast meraviglioso e quindi grazie per averci regalato queste emozioni, voi parlerete a conoscervi tra poco. Vi chiedo a questo punto di tornare sulle vostre postazioni, ci rivedremo questa sera. E passiamo alle domande, siamo in tanti, la platea è ricca, chiedo di fare domande brevi ovviamente, se potete anche presentare la testata per cui scrivete, sarebbe molto utile, credo ci sia un microfono in sala, che non vedo, c'è una prima domanda, prego. Se è acceso, no, mi sentite? Buongiorno. Sono Peter Gerd, Agnes Theater di Stoccolma. Allora, sono molto felice di questa seconda stagione, si parlerà dunque molto di Gomorra, però volevo fare una domanda a Roberto Saviano, perché allo stesso momento che si parla di Gomorra, di questo libro, di questa serie televisiva, si parla pochissimo della Camorra. Lei l'ha, credo, scritto e annunciato recentemente. Volevo che commentasse anche questo scritto. Possibile. Ho capito che lei si riferiva ovviamente soprattutto ai politici, però pensa che questa serie insomma abbia qualche cosa educativo e pur spettacolo. Grazie. È un tema difficile, nel senso che non credo che l'arte, in questo caso la serie, debba avere un obiettivo pedagogico. Però quello che ci siamo posti tutti, credo, e la capacità antropologica soprattutto di raccontare mondi e meccanismi, torno sempre con questa parola. Nella prima stagione per esempio per la prima volta è stato raccontato come si manipolano le elezioni, no? Attraverso la scheda ballerina, quella storia noi l'avevamo tirata giù esattamente da un'inchiesta che si chiamava proprio così, la scheda ballerina. L'ossessione di chi lavora a questa serie, quindi negli occhi dei registi, ma anche nei comportamenti degli attori, nella sceneggiatura, nel dialogato, è studiare ossessivamente la realtà. Il dialogato ha il ritmo delle intercettazioni, cioè le intercettazioni che sono presenti nelle inchieste hanno spesso quel ritmo, oppure degli interrogatori dei boss, certa ieraticità che hanno i boss, no? Quando Salvatore Conte, Don Pietro hanno un atteggiamento delle parole che sembra studiato, è studiato, perché i boss quando sono in un processo si preparano le frasi efficaci, studiano, no, settimane e settimane quella che dovrà essere la loro dichiarazione, per esempio, anche quando fanno incontri, quando scrivono i pizzini. Quindi in realtà il percorso, diciamo, che abbiamo voluto fare è stato quello di un'osservazione costante, senza sbavature. In questo senso, diciamo, c'è il valore aggiunto sociale, cioè dentro un'opera d'arte, questo per esempio parlando anche con Stefano Soli, lavorando con lui, impari, cioè innanzitutto il principio estetico, innanzitutto la storia, innanzitutto deve funzionare, no? E, che viene prima del principio, diciamo, etico. Rispondendo alla domanda, il silenzio che ci sono su queste storie nasce innanzitutto da una ciclicità. Nei momenti in cui si spara molto, si racconta molto quel territorio.
nel momento in cui si uccidono determinate persone, per esempio se si ammazza un giudice l'attenzione è mondiale, se si ammazza un prete l'attenzione è nazionale, se si ammazza un ragazzo innocente, per esempio per strada, finito in una sparatoria, in fondo c'è una prima pagina, il giorno dopo poi svanisce. Sono tantissime le ragioni, la principale forse è che si ha paura di raccontare male il proprio paese, cioè la paura che ha spesso chi non vuole raccontare male sui giornali o anche la politica queste storie, perché teme sempre giustamente di dare un'immagine del proprio paese sporca o contraddittoria. In realtà sarebbe, chiudo, sono troppo lunga la risposta, in realtà sarebbe esattamente il contrario, cioè noi stiamo insegnando al mondo il racconto di questi meccanismi. Non c'è testo messicano, russo, sudafricano, brasiliano che quando decide di affrontare questi temi non passi per la tradizione italiana, per il racconto, del metodo della mappatura, del potere, della capacità di poter raccontare non dentro una declinazione accademica, criminologica, ma dentro un'analisi economica, storica, sociale importante. Quindi abbiamo fatto scuola. Addirittura sul piano della giurisprudenza, no? Non esiste paese in Europa che ha il reato di associazione mafiosa, non esiste. Questo significa che se io voglio raccontare la Gomorra di Londra vado incontro al reato di diffamazione, perché dico no, a Londra non c'è la mafia. Se la voglio raccontare in Grecia, se la voglio raccontare in Spagna, se la voglio raccontare in Germania, se la voglio raccontare in Francia, se la voglio raccontare in Svezia, non potrei farlo, mi direi che ma non c'è la mafia. E tant'è vero che, per esempio, quando si raccontano in questi paesi si deve prendere sempre la mafia russa, cioè andare in un posto dove quel reato c'è. E questo reato nel mondo l'ha configurato l'Italia, quindi l'Italia ha come capacità scientifica di capire queste storie, di studiarle, di denunciarle, di raccontarle una qualità. E il rischio più grande di queste ore che si sta correndo è di tornare a 10 anni fa, quando qualcuno disse che avrebbe strozzato chi raccontava queste storie e che invece sono fondamentali perché non riguardano semplicemente i nostri perimetri e i nostri territori. Quindi io spero che possa questa nuova fase omertosa, ma che nasce da far ritornare questi argomenti a argomenti marginali. Chiudo dicendo, quando si è pensato di fare Gomorra, la più grande paura era proprio questa, cioè poter rischiare di far sembrare il tutto come relegato e relegabile in una nicchia, in una parte, diciamo, esigua di interesse. No? Lo stesso rischio si ha sui temi mafiosi. Si lascia la cronaca nera, si lascia al dibattito locale, si lascia al margine, non capendo che invece studiare questi meccanismi, farli emergere è l'inizio, l'ipotesi iniziale per poterli fermare, trasformare, spezzare e farlo anche individuare un DNA che è nell'economia e nell'economia del potere, che quindi prescinde, diciamo, la questione folcloristica che può spesso sembrare in queste storie della vicenda da vincolo. Quindi mantenere il silenzio su questo è il più grande errore anche sul piano scientifico che si possa fare. Vince, volevi aggiungere qualcosa? Sì, ma quello che è diciamo delle pedine fondamentali. Maurizio Gemola, Film Commission di Napoli, Gaetano Di Vaio, tutto il vostro lavoro, tutto il lavoro. Una domanda buongiorno, Beatrice Bertuccioli del Quotidiano Nazionale, sempre per Saviano. È una domanda che si ricollega a quello che lei stava dicendo, cioè ho visto che ha polemizzato a distanza con Renzi, immagino sia per questi discorsi, ho visto che lei ha detto anche che adesso è stato lasciato solo, si sente solo. Non ho ben capito, se può precisare questo aspetto, cioè lo Stato italiano l'ha lasciato solo e che appunto Renzi lo sta trattando come Berlusconi. E poi ci sono alcuni luoghi, alcuni paesi che non hanno voluto accogliere, mi sembra, le riprese. Se ci potete parlare un po', chi vuole, anche di queste difficoltà che ci sono state. Grazie.
Io rispondo brevissimo sulla questione della solitudine, no, era in relazione a un clima, cioè mi ricollego anche all'altra risposta, cioè che diciamo, fino a qualche tempo fa era più facile sentirsi comunità su questi temi. Oggi si è molto divisi perché si ha la sensazione che quel problema sia tutto sommato risolto, che non ci sono più sottosegretari arrestati per sistema di soluzione mafiosa, ma si ha la sensazione che sia tutto ridimensionato. In questo senso quindi denunciamo una sorta di solitudine in questo, perché come se fosse appunto il gufo che racconta sempre di queste cose, e in realtà la sensazione più complessa. Sui comuni, non so chi può rispondere, ma io sappia non è che non è andato così. Questo è successo perché in realtà questo secondo. Si sente? Noi anche nella prima stagione non è che abbiamo avuto tutti questi problemi sul territorio, abbiamo avuto alcuni problemi con alcuni rappresentanti del territorio, quindi con alcuni politici. Nella seconda stagione devo dire che abbiamo avuto dei problemi logistici a contenere l'entusiasmo, quindi secondo me non ci sono stati dei problemi, banalmente. Alcuni probabilmente l'hanno strumentalizzato, però noi di fatto abbiamo girato ovunque andavamo sentivamo il calore della gente, qui Gaetano può testimoniare, quindi è una cosa che a noi personalmente non ci risulta proprio. Sì, sì, prego, prego. Un attimo, adesso le portiamo il microfono, c'è la Tozzi che voleva aggiungere una cosa. Conferma di quello che diceva Stefano è che noi abbiamo sentito la protesta e letto sui giornali di sindaci che non volevano concederci il permesso di girare in luoghi dove noi non abbiamo mai pensato di andare a girare. Quindi, piccolo mercato. C'è la Gaetano Di Bari che voleva aggiungere qualcosa. 1, 2, 3, ciaccia, prova e poi parte. Si scalda dopo l'aria. Prova. No, confermo, sempre l'ha detto Marcato e l'ha detto Stefano, la seconda setta partner di produzione assieme alla Commission, in realtà avevamo avuto una grande accoglienza a Napoli, ma sarà incontenibile la situazione, l'entusiasmo che la città e anche i comuni vicini hanno mostrato. Non solo precisare, appunto, lo voglio dire, lo stesso sindaco di Napoli che si è detto di tutto e di più, soprattutto sulla prima serie, in realtà ha dato un grande appoggio a questa serie, offrendo assieme alla Fibromission una delle strutture più importanti di Napoli, la struttura ottocentesca Palazzo Cavalcanti, come sede per appunto accogliere la sede comune. Questo voglio dire anche a Roberto che ogni tanto si deve ce la prossima. Buongiorno, Valerio Cappelli del Corriere della Sera. In realtà la mia domanda la volevo rivolgere a Francesca Comencini, anche alle due attrici se vogliono rispondere. Cioè, mi chiedo, in un mondo così antropologicamente maschile, no? Irrompono due donne, due protagoniste o coprotagoniste. Ecco, questo sguardo femminile, questo mondo, che cosa porta, che cosa aggiunge, che cosa significa? Cosa rappresenta? Sì, ma in realtà non è che porti, cioè il sistema, appunto, noi raccontiamo di un sistema, di meccanismi, quindi questi meccanismi, questo sistema che è l'oggetto del racconto di Gomorra, coinvolge, ricopre tutti e tutte, non è che ci possa essere una differenza o soprattutto un carattere che racconti una differenza o il fatto di essere migliori da parte delle donne. Semplicemente quello che racconta è un equilibrio, che è l'equilibrio che compone l'umanità, e cioè che ogni mondo, compreso quello che raccontiamo qui, è composto da uomini e da donne. E credo che
È una banalità dirlo, è un'evidenza, eppure non lo è affatto nella narrazione, nella costruzione dell'immaginario e del racconto delle nostre vite nel cinema e ovunque. Quindi racconta semplicemente che sono coinvolte, schiacciate e anche cambiate nel loro modo di essere, nel modo di essere donne, anche delle donne. È semplicemente questo. Però non credo si possa parlare di una differenza o del fatto che queste donne siano migliori o portatrici di valori, perché sono dentro un sistema che non lascia questo spazio. Non so se ho risposto al suo domanda. Un altro aspetto, fatto che ormai le donne sono tessuto del sistema, un po' perché costrette dal fatto che molti uomini ormai sono in galera, perché poi tutta la lotta alla mafia, alle mafie ha portato anche a questo, quindi a volte scendono in campo per salvaguardare, per portare avanti quella che è la famiglia. Però ci sono anche le donne che scendono per scelta, al di là, io credo per esempio, parli, dico questo perché Chanel è come se facesse una scelta autonomamente, quindi e per questo poi diventa, secondo me, se io fossi da spettatore, è bello, siccome si raccontano sempre gli uomini, anche nella camorra, e lo spettatore è attratto anche da quello che è lo sguardo e il punto di vista della donna. Solo perché ce ne sono di meno. E poi la donna, quando scende in campo, secondo me, come sempre nella vita, è più diretta, cioè se ha un obiettivo da raggiungere, lo raggiunge in maniera anche più feroce, forse, proprio perché è una caratteristica della donna, quella di arrivare al più presto alla meta che si è prefissa. Poi, al di là di tutto, il discorso narrativo, la donna completa il discorso narrativo. E poi. E voglio dire, avere i ruoli femminili nel cinema, nella fiction, ma ben venga, sempre di più, si deve raccontare sempre di più delle donne, della loro dimensione passionale, così come della loro intelligenza. E sono sempre e sono un valore aggiunto, al di là del contenuto, sono un valore aggiunto alla narrativa, secondo me. Quindi fateci lavorare. Io aggiungerei anche che probabilmente il ruolo delle donne in questi sistemi spesso è tragicamente sottovalutato. Io mi permetto di rispondere a questa domanda perché facendo Pietro Savastano ho capito quanto è importante avere una Inna Savastano accanto. Penso che è un argomento tutto da scoprire questo qui, anche in altri tipi di criminalità, per esempio in Andrangheta si scopre sempre più spesso che le donne hanno un potere reale. Vorrei salutare a Saviano che continuo, ringrazio personalmente.